Se fino a qualche giorno fa il futuro di Allegri sembrava saldamente sulla panchina della Juventus e quindi Allegri-Juve si continua a prescindere da tutto, oggi la situazione cambia e cominciano anche i giornali, gli stessi giornali che davano per scontata la permanenza di Allegri, a ragionare sull'ipotesi esonero o comunque sull'addio di Allegri, che a mio avviso sembra l'unica strada perseguibile. E oggi ne ha parlato del futuro anche chi? Giovanni Albanese, che ha parlato della situazione legata alla Juventus, quindi scopriamo il dettaglio cosa ha detto e scopriamo, cerchiamo di capire qual è la verità sulla situazione di Allegri e perché Allegri deve necessariamente lasciare la panchina di Juventus, perché ha un nuovo progetto solido, un ciclo nuovo che debba tagliare i rami secchi e andare verso il futuro. Come sempre vi ricordo che tanti aggiornamenti sulla Juventus li trovate anche su OneFootball, e qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare quest'app che è la migliore che c'è in circolazione sul mondo del calcio, gratuita, personalizzabile, qui trovate tanti aggiornamenti e tanti contenuti sulla Juve, ma anche sulle altre squadre, quindi tramite il link che c'è qui sotto in descrizione scaricatela gratuitamente. E allora, l'analisi di Giovanni Albanese non può che partire da che cosa? Da questa gestione, una gestione veramente assurda, 2 anni... e dove dovevi cambiare totalmente quelle che erano le sorti della squadra, con Sarri che aveva creato problemi e malumore nello spogliatoio, con Pirlo che non era un vero allenatore, sa di fatto che però Sarri ha portato lo scudetto, Pirlo Coppa Italia e Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Molti dicono però Pirlo è arrivato quarto all'ultimo, ma intanto è arrivato, l'obiettivo quarto posto comunque te l'ha raggiunto, e tra quarto posto e terzo posto secondo non cambia fondamentalmente nulla, l'obiettivo te l'ha raggiunto, visto che Allegri è risultatista e parla sempre di obiettivi raggiunti. Ecco, in questo momento è chiaro che un top club come la Juventus non può accettare l'esclusione dagli ottavi di finale di Champions League, ma nel momento in cui si trova in Europa League, perché la situazione è questa e ti ritrovi in Europa League, tu hai l'obbligo con i Di Maria, i Chiesa, i Vlahovic, gente che ora è facile dire ma Chiesa non è più lo stesso, ma Vlahovic non convince, ma Di Maria è in vacanza, ma li hai scelti tu e li hai voluti tu. Così come Vlahovic l'anno scorso, la Juventus era senza attaccante perché Morata non era un attaccante, allora si sceglie di puntare forte su 75 milioni di euro per Vlahovic. Di Maria l'hai voluto tu, l'hai aspettato un'estate, dandogli 5 milioni e mezzo. Ecco, gli stessi giocatori che tu hai voluto non possono ora essere il parafulmine, si sente spesso parlare di parafulmine Allegri. Qua i parafulmine stanno diventando invece i giocatori. Ecco, a questo punto Giovanni Albanese dice il club si ritrova in mano un patrimonio importante con la crescita di tanti giocatori, ma attenzione perché ci sono giocatori che probabilmente andranno via come i vari Rabiot e compagnia cantante, ci sono alcuni giocatori invece che hanno in qualche modo migliorato le proprie prestazioni come i vari Fagioli, ma mentre qualche tempo fa John Elkann aveva indicato lui come responsabile totale dell'area sportiva, ecco che in questo momento la situazione sta cambiando, perché sì, ok, Allegri, la situazione contrattuale fino al 2025, ma questo non potrebbe non rappresentare un vero e proprio problema, dice Giovanni Albanese, perché se la società è pronta ad abbassare i costi con tagli di molti giocatori e quindi potrebbe anche affidarsi a tagliare molti giocatori esperti e quindi tagliare i costi e affidarsi a giovani. E questo cosa vuol dire? Che potrebbe, in tutto questo, a questo punto cambiare la prospettiva. Quindi anche il taglio dell'allenatore potrebbe non essere più così impossibile. La conferma del tecnico non sarà una scelta e quindi non è una condizione. Cioè, Allegri, se dovesse cambiare totalmente la strategia, e può cambiare perché il progetto Allegri ha cominciato in un modo e sta finendo in un altro. Per cui non è così scontato ora che rimanga, anzi, sta cambiando totalmente tutto, e infatti se ci rifà che cosa? Alla scelta proprio di Cristiano Giuntoli, che è in netta contrapposizione con l'iniziale progetto di Max Allegri. L'iniziale progetto affidato a Allegri era allenatore-manager, allenatore che ha il compito di scegliere giocatori con Cherubini che li va a prendere. La scelta di Giuntoli, che in questo momento sta cercando di intensificare i contatti per liberarsi dal Napoli, ci fa capire che la Juventus ha intenzione di cambiarlo questo obiettivo. Con un nuovo regista, la Juventus avrebbe scelto un nuovo regista, Cristiano Giuntoli, per questa nuova sceneggiatura bianconera, che dovrà chiaramente cambiare, e quindi è un cambio netto, è chiaramente un cambiamento evidente.
Tra l'altro, mi viene anche da pensare che le recenti parole del presidente del Monza, Berlusconi, dove si è parlato di un paladino contattato dalla Juventus, potrebbero essere un ulteriore segnale legato al fatto che questa Juventus, beh, si sta guardando intorno, e le dichiarazioni di Berlusconi sono arrivate il giorno prima della sfida contro il Siviglia. Ciò denota che cosa? Il fatto che la Juventus, a prescindere da come sarebbe andata a finire l'Europa League, si stava comunque guardando intorno, perché come la metti, puoi trovare una miriade di scuse e una miriade di situazioni più o meno altalenanti. Ma questo è un ritorno, quello di Max Allegri, che non si può che definire fallimentare, cioè non ci sono altri termini. Si può parlare di stagione folcloristica, si può nella scorsa stagione parlare di stagione condizionata all'addio di Ronaldo, sì, ma sono sempre scuse. Anche, mi viene da pensare, al Napoli poteva trovare la scusa dell'addio immediato e repentino di un blocco che aveva fatto la storia di Napoli, Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens, e invece questo è stato un traino per ripartire. Non può essere sempre tutto preso come un alibi. La penalizzazione è a detta di molti è stata anzi un modo per far uscire in qualche modo quello che era l'orgoglio dei tifosi juventini e dei giocatori, che si sono sentiti soli contro tutti. L'ha detto Szczęsny, l'ha detto Danilo, in molti hanno confessato questa cosa, cioè che questa sorta di penalizzazione ha dato una forza che fino ad ora non avevano avuto, quella compattezza che non si era vista nella sfida contro il Maccabi che hai perso e che ti ha portato fuori dalla Champions, nella sfida contro ad esempio il Monza, partite a inizio anno perse malamente in cui non vedevi il gruppo. Il gruppo paradossalmente l'hai ritrovato a ridosso di quella che era la penalizzazione, che ti ha ridato un'unione di intenti che ha portato la Juventus a essere seconda in classifica. Ma la Juventus non può accontentarsi del secondo posto in classifica, perché anche nelle dichiarazioni di questi mesi ci siamo sentiti dire più e più volte da Allegri che il secondo posto era un buon risultato per la Juventus, squadra Juventus, storia Juventus. Il secondo posto non sarà mai un obiettivo, sarà un contentino. Uscire dalla Champions League ai gironi non sarà mai una cosa positiva, sarà sempre un dramma. Andare in semifinale di Europa League sarà sempre un fallimento, perché nell'Europa League, dove ci sono Leverkusen, Siviglia e Roma, questo è uscire alla semifinale è sempre un fallimento. La puoi mettere anche lì come vuoi, il Siviglia è abituato a certe competizioni e quindi è... Ma il Siviglia è il Siviglia. Il Siviglia è una squadra di un certo livello che è in fondo alla Liga, e tu sei la Juventus che gennaio scorso paga 75 milioni per Vlahovic, che quest'estate comincia ad andare in gaggi da 6, 7, 8 milioni a gente come Di Maria, Paredes e Pogba. Quindi non facciamo finta che la Juventus sia diventata una squadra di decimo, undicesimo posto che può arrabattare. Con tutti i problemi economici che è, comunque una signora squadra, una signora... un club che ha un certo rispetto, e quindi poi mortificarlo in questo modo non è neanche corretto. E quindi è chiaro che in questo momento la Juventus non ha più alibi. Giovanni Albanese parla chiaramente di una Juventus che ora ragiona, perché la palla chiaramente passa alla dirigenza e al nuovo DS, che dovranno decidere il futuro della Juventus. E quindi quale sarà il futuro della Juventus? Ancora con Allegri? Cambio di panchina? Parliamone, apriamo il dibattito qui sotto nei commenti.